Vabbè, troppo facile. Maestà, c'è appena giunta notizia. Il nemico si è impadronito anche dell'ultimo villaggio del deserto Gerudo. Allo stato attuale, l'esercito del re dei demoni è troppo potente per noi. Sì, lo so bene. Lasciate che mi occupi io del re dei demoni. Raoul, ormai è troppo tardi. Non puoi sperare di fermarlo con le tue sole forze. Ma vedi, tu non sei solo. Le Gerudo, i Gon, gli Zora, i Rito e anche Zelda. E ovviamente anch'io. Cinque. Noi siamo tutti con te. C'è una cosa che desidero mostrarvi. Quelli sono le gemme segrete. Devo chiedere a tutti di darmi il vostro potere. Cinque più Zelda. Comunque, questo è il numero 9. Mineru, quella lì è Mineru, e appunto sembra la quinta, perché gli altri sono delle varie razze, no? Questa è la quinta, il quinto saggio che dobbiamo trovare da qualche parte, nel sottosuolo forse, ce ne manca il primo, manca. Lo sto dicendo che stavo giocando prima Diablo 4, il doppiaggio qui è su tutto un altro livello, ma proprio tutto un altro livello in tutti i sensi. Innanzitutto sono voci che non si sono mai sentite, perlomeno io non le ricordo. La maggior parte di loro sono voci apparentemente nuove, ma sono bravi. Sono bravi a recitare, anche perché il doppiaggio in realtà è una recitazione, no?
Quindi mentre in Diablo 4 parte qualcuno dei, diciamo così, dei personaggi principali, altri sono proprio ridicoli. Sono perfettamente ridicoli. C'è un doppiaggio che saprei fare di meglio pure io, che non sono un professionista. Qua invece no, qua è ottimo proprio. E i soldi ce l'ha la Blizzard, ovvio, la Nintendo ce l'ha di più probabilmente, però non è quello. Sono anche affidati, probabilmente, cioè hanno proprio avuto la volontà di fare un doppiaggio migliore, non è che è una questione di volontà anche, no? Sembra che si stia allontanando in realtà. E si è ridotto a due cerchi. Quindi non è qua. Però un altro piano. Cosa c'è? È strano questa posizione qua. Sembra quasi che dovevamo fare uno qua, tipo un sasso qua. Però di solito quando sono dei Kurogo sono i sassi che non si possono, cioè che devono stare in posizione, sono in posizione, punto, non si possono alzare. C'è qualcosa qua? Io non cucino mai, bisogna fare scorte di sta roba. Allora, dov'è ste? Sembra di qua. Però non dice che è più sotto. Ci sono un po' di correnti. Salve, salve. Sarà sta cosa? Era meglio se piazzava un teletrasporto là sopra. Nemmeno. Un territorio che non abbiamo visto sotto. Ah,
questo indicatore qua. Ma dai, guarda che c'è qua. Vista non c'è nulla, quindi sarà ancora sotto da qualche parte. Cos'è? Cos'è? Cassa di metallo? Ah no, questo. Dai. Oh. Ok. Ah, mi sa che si è resettato però il coso là, eh. Ah, guardalo qua, guardalo qua, guardalo qua. Un sacco di Korogu ci sono qua. Dai, ma dai, non ci credo qua. Ok. Lasciamo lì. Ok. Andiamo giù un attimo qua. Quella. C'è qualche motivo? O sono solo insetti così? Però è strano, sembra una cosa che per attirare l'attenzione, no? Però il Korogu l'abbiamo preso e quello attirava già l'attenzione di suo. Dovremmo essere pignoli. Non so se... Vediamo. Vabbè.
Mamma. Questo metto qui, bla bla bla. Ecco fatto. Ho avuto un flash della valle, la... ma c'era mica già la statua in terra, mi sembrava, no? La statua della madre, mi sono in terra. Ok. L'elemento più in basso. Mettiamo tipo qua. Vediamo se c'è, ci sarà pure una grotta da queste parti. Guarda là. Facciamo un rompigno. C'è un buco lì? Qui si fa una scorta di corogo. Grotta di Capotarma. Oh, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ehi, che spavento, non pensavo di incontrare qualcuno qui. Anche tu hai saputo del testo antico di Coda e sei venuto a cercare il tesoro. Sì, sì. Oh, non è così. Allora ti trovi qui per puro caso. Io sono qui insieme alla mia amica Finel dei Zora e stiamo cercando un tesoro. Coda, la madre di Finel, ci ha mostrato un antico documento. C'era scritto tanto, tanto tempo fa a Capotarma. Esisteva una roccia sacra custodita in un sacrario. Era un sacrario incredibile e incredibilmente sacro. Si chiama sacrario. Se più o meno era questo il suo contenuto. È un testo antico ma scritto in maniera un po' fumosa, ecco. Per quello era un po' scettico, però hai notato come ripeto sacro? Come ripete sacro? Non sarà mica un sacrario che custodisce un tesoro? Fine era così emozionata che ha gridato... Caccia al tesoro, poi ha subito lasciato il villaggio di Zora. Io l'ho seguita tutti, e tutti galvanizzati abbiamo raggiunto questa grotta, ma... Eccolo là che si vede. Fine mi ha preceduto nuotando fino alle profondità della grotta. Mi ha detto, tu sbrigati a raggiungermi. Temo che Fine mi creda in grado di fare qualsiasi cosa. Certo, ho iniziato ad allenarmi, ma il nuoto non è il mio forte. Ho trovato una piccola zattera... lì e ho tentato di salirci sopra, però l'acqua di questa grotta va su e giù con strappi violenti, quindi difficile non andare a sbattere su qualche roccia. Non so come avanzare. Ho promesso a Finel che avremmo cercato insieme il tesoro, ma ora come faccio? Allora, facciamo una cosa così. Io in realtà preferirei poterla pilotare. Quindi usiamo i nostri
Spero che la vela non ci disturbi, non credo. E si aggancia qua. Ma. Sale sulla zattera, ok. Non sarà che vuoi farmi salire sulla zattera e portarmi ancora in più in profondità? Grazie, allora approfitto della tua gentilezza e salgo a bordo. Bravo, bravo. Ma non si può staccare invece qualcosa lì. Non ci credo. Pensavo che avrebbe attraversato la sua testa. Invece no, era in mezzo alle scatole. Ah, ok, per fortuna si è resettata così. Allora. Sono un po' spericolato in effetti, però. Ero davvero convinto che. Spesso gli NPC sono come dire, immateriali, no? Diciamo così. Ma non è questo il caso. Allora, fai vedere una cosa. Questo io posso staccarla che mi sta sulle scatole. No, non si può. In compenso ho staccato questo. Non ci vedo. Dove l'ha attaccato? Sotto. Ma. Oh, quando. No. Scusa? Perché? Cos'è? Ah, ecco, si è staccato. Che praticamente sale l'acqua e ci blocca. Allora, dammela bene da qua però stavolta. Vediamo un attimo. Lui. Sapevo che c'era lui. No. Vediamo un attimo. Ma no, ma perché non è uscito di qua? Era l'unica uscita. Ma
riusciremo a girarci? Mi sa di no. Lo facciamo adesso. Spero che non è in piano questa cosa. Oh dai, ok. C'è un tesoro là. No, ma perché? Ma no. E questa qua è la difficoltà. Ah. Comunque vabbè. La fortuna non resetta. Non c'è da. Dai. Sali, 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 sali. No, vai, 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 vai. Per favore. Dai, stai lì. Controlliamo dopo. Non ci credo, non ci credo. Ce l'ho fatta. Sei un po' pallidino, stai bene? Sto bene, scusa se ti ho fatto aspettare. Guarda, Sasan, c'è una pietra che emana una strana luce. Chissà se è questo il sacrario in cui è custodita la roccia sacra di cui parlava quell'antico testo. Però qui di tesoro non c'è traccia, devo dire che sono un po' delusa. Cioè, la sua amica è una bambina, va in giro con le bambine piccole. Siamo venuti qui dal villaggio di Zora in cerca dall'altra parte del mondo. Boh, i suoi genitori hanno lasciato andare via così. In cerca del tesoro nascosto in questa grotta. È stata una faticazia, ma alla fine siamo riusciti a vedere questo sacrario insieme. E questo per me è il più importante di qualsiasi tesoro. Questo viaggio che abbiamo fatto insieme per trovare il tesoro è piaciuto tanto anche a me. Sarà un bellissimo ricordo. Grazie per avermi accompagnato fin qui. E merito tuo se ho capito quali sono i veri tesori. Così non ti lascerò a mani vuote. Cioè l'amicizia. Cucciolo. Tieni per te. Opale, vabbè. È una pietra che ho trovato durante il tragitto verso la grotta. Spero che ti possa tornare utile. Oh, anch'io ho qualcosa per te. Accettalo. Opale. L'ho trovato anch'io lungo il tragitto. Si integra bene con il regalo di Sasan. Non sei d'accordo? Che senso? Si integra. Bene, fine. Torniamo al villaggio di Zora. Koda sarà felice di sapere che il testo antico diceva il vero. Giusto? E come fa a tornare di là? E teniamoci per mano mentre nuotiamo, così non corriamo il rischio di dividerci. Va bene, ma vacci piano, io non ho mica le pinne. Vabbè. Ok. Meglio. No!
E io che non l'ho aperto subito, pare che sicuramente c'è dentro qualche stupidata. Ma se volessi tornare indietro con la zattera, come faccio? Allora. Ok. Sarà una benedizione? Boh, vediamo. Chissà su questa isola qua, magari questa penisola in realtà, perché è una penisola. Magari c'è ancora altra roba. Benedizione. Vabbè. Diamante. Può anche avere 25 di potenza d'attacco, ma io lo vendo. Ok. Facciamo così. Buono. Non mi fai salire? Proviamo a esaminare un attimo. Vediamo se vediamo le rocce, magari quelle a cerchio. Questo cos'è? Questo è quello che è rimasto in teoria sotto. Allora, qua abbiamo detto che magari c'è qualcosa, però non abbiamo un teletrasporto lì. Che manchi un corogo, che manchi un rock spettro qua. Per me sì, perché sono tutte le grotte. Tutte le grotte ce l'hanno, eh. Ma? Però non mi sembrava. Facciamo così, mettiamo un segnalino. Ne abbiamo presi un bel po'. Però è bene, ovviamente non siamo ancora nati qui, quindi manca anche qua un po' di. Parlo delle lacrime, intendo. Dai, proviamo ad avere questo.